Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Nei fatti, il PD, per mezzo di Franceschini, capodelegazione del partito al governo, candida Giuseppe Conte a capo della coalizione che dovrebbe scontrarsi, battersi con il centrodestra in un'eventuale elezione anticipata con una crisi aperta da Matteo Renzi. Dice così Franceschini: e allora, se si aprisse la crisi, tanto varrebbe andare a votare Conte contro Salvini e ce la giochiamo. Le parole di Franceschini anticipano una strategia o sono solo tattica? Se rappresentano un espediente per snidare Renzi o un deterrente per indebolire l'offensiva? Intanto in questi giorni Franceschini, capo delegazione PD, ripete sempre lo stesso concetto, lo pone al termine di un lungo ragionamento sviluppato con alcuni alleati e vari esponenti del suo partito. Quindi Conte, o con il PD, o con un suo partito, una sua lista, la lista Conte, si dice che questo sia il nome, sarebbe il candidato Premier per il centro-sinistra per sfidare Salvini. Quindi una volta c'era Prodi contro Berlusconi, adesso ci sarebbe Conte contro Salvini, il nuovo duello che potrebbe andare avanti per decenni. E così il ministro della cultura Franceschini ritiene che Renzi e le sue manovre partano da un calcolo, cioè che non si andrebbe alle urne. Quindi Renzi, nei suoi piani, c'è comunque il fatto che lui crede che la maggioranza ci sia da presentare a Mattarella con un nuovo presidente del Consiglio. Quindi l'idea di Renzi sarebbe blindare la legislatura, perché c'è l'elezione del Presidente della Repubblica e così il governo con la sua priorità è quella di non consegnare l'elezione del Quirinale, non consegnare il posto di capo dello Stato a un candidato del centrodestra, a un candidato di Salvini. Franceschini vede una lettura differente e dice: il fatto che oggi nel computo dei grandi elettori necessari a scegliere il futuro capo dello Stato, la coalizione di governo e le forze di opposizione sono in sostanziale parità, e sarebbe comunque uno stallo per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ma se cambiassero gli scenari con una nuova elezione in Parlamento, non ci sarebbe una sostanziale parità. Ci sarebbe un grande vantaggio del centrodestra, che però comunque sia non sarebbe sufficiente per eleggere il capo dello Stato perché ci vogliono i 2/3 del Parlamento. Alla fine, opposizione, governo oppure centrodestra, centrosinistra dovranno mettersi d'accordo per eleggere un capo dello Stato. Non c'è qualcuno che può vincere. Non ci sono dei numeri certi. E intanto in questo momento con gli italiani che corrono per comprare i regali di Natale abbiamo un Renzi determinante in questo momento. Franceschini dice chiaramente quello che ho sempre detto io: a lui non frega niente del Conte 3 o del Draghi 1. Renzi si porrebbe al crocevia di ogni scenario e farebbe ballare tutti. A lui interessa, secondo Franceschini, che lo conosce bene, a lui interessa solo essere al centro dell'attenzione. Questo sarebbe il suo leitmotiv, no? Dice: non gliene frega niente di Conte 3, Draghi 1, Cippalippa 4. A lui non interessa niente del MES, non interessa niente di nulla, solo stare in mezzo a far ballare tutti. E per raggiungere il suo obiettivo di essere al centro dell'attenzione, preferirebbe che il governo cadesse per un incidente, per non intestarsene la responsabilità. Questo è il problema. Quindi
Nessuno vuole essere responsabile della caduta del governo, perché hanno visto che quando Matteo Salvini ha fatto cadere il governo ha perso il 10% dei voti, perché gli italiani sono così. Gli italiani cambiano bandiera dall'oggi al domani. C'è gente che è stata di un partito per 20 anni, per una dichiarazione del capo politico cambia partito dall'oggi, neanche dall'oggi al domani. Dalle 4 alle 5 del pomeriggio ha già cambiato politico e inneggia un altro. Quindi quando ha fatto cadere il governo ha disilluso una percentuale di persone che preferiva che lui rimanesse a lottare con Di Maio tutti i giorni e con i Toninelli tutti i giorni. E quindi c'è un 10% che non gliel'ha perdonato. Per questo, e proprio per questo motivo, nessuno vuol far cadere il governo. Zingaretti vuole che sia Renzi. Renzi dice: io faccio un po' di teatro, di scena, perché voglio essere al centro dell'attenzione, però far cadere il governo, che mi metterebbe al centro dell'attenzione ancora di più, mi fa perdere voti che poi non mi fanno fare teatro, perché mi cacciano dalla politica se non arrivo al 3%. Quindi anche Renzi è al bivio, dice: se sono io poi a fare cadere il governo, sì, ho ancora più visibilità, quello che a lui interessa, però poi questa visibilità finisce, perché io con i voti non rientro più in Parlamento, in Senato. Sapete che c'è la soglia di sbarramento al 3%. Ecco, e quindi per raggiungere l'obiettivo preferirebbe che il governo cadesse con un incidente di percorso. Ecco, in ogni caso l'esito della crisi sarebbe incerto, la situazione potrebbe solo peggiorare, dice Franceschini, e il sistema finirebbe nel pantano. Quindi Renzi è convinto che Mattarella non sciolga le camere, ma trovi un compromesso per andare avanti. Nel PD però attenzione, che Mattarella deve sentire i partiti. Immaginiamo che cade il governo. Renzi dice: Mattarella, io sono disponibile, andiamo avanti con un altro premier. Leu dice la stessa cosa. I 5 Stelle devono dire per forza così, perché è in ballo il loro stipendio. Potrebbe esserci il colpo di scena che il PD dice: non siamo d'accordo, vogliamo andare a votare, quindi noi non facciamo parte di un eventuale governo, si va a votare. Però questo, come nei film, è quello che vorrebbe fare il PD, ma anche loro si scontrano poi con il fatto che verrebbero additati come gli irresponsabili che hanno fatto cadere il governo nel momento di crisi più alta. Vedremo quello che succederà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.